Un saluto a tutti gli utenti d'Italia medievale e oggi presentiamo un bel libro appena pubblicato da Sismel dal titolo Tractatus Predicandus Insuitate Pestilenciata di Bartolomeo da Ferrara edizione cr critica a cura di Giovanni Paolo Mangioni e introduzione a cura di Chiara Cristiana, Tommasi Durante e Giovanni Paolo Maggioni, che abbiamo il piacere di avere tutti e tre con noi a presentarci questo trattato interessantissimo. Quindi io, come mia abitudine, lascio subito la parola a Tommaso Duranti, che ha l'onore di cominciare. Prego a lei. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Ho l'onore e l'onere di iniziare perché seguiamo l'ordine, diciamo, topografico dei nostri interventi, della nostra introduzione. E, la mia, il mio saggio riguarda un po' la contestualizzazione del del periodo, insomma, in cui il Tractatus viene composto da Bartolomeo da Ferrara, quindi un contesto, una contestualizzazione storica, siamo negli anni 20 del XV secolo, momento in cui le epidemie di peste ormai da una settantina d'anni colpiscono l'Europa e colpiscono l'Italia e dunque un momento emergenziale in cui di peste, e con la peste si convive e di peste si parla, si scrive, si ragiona e lo si fa a diversi livelli. Bartolomeo da Ferrara, di cui i miei colleghi vi parleranno poi meglio, della sua opera di cui vi parleranno meglio, è un predicatore. Ma non solo i predicatori parlano naturalmente di peste, lo fanno i medici, lo fanno i poteri pubblici, lo fanno le cronache. E dunque, eh, io ho cercato di contestualizzare attraverso l'uso di queste fonti messe a confronto e Messo in dialogo quello che è il clima eh, in cui medici delle università, medici praticanti e poteri pubblici si devono per forza occupare di peste perché è la loro quotidianità. E questo l'ho fatto mettendo a confronto principalmente tre città che sono Ferrara per ovvi motivi, Bologna e Padova, cioè tre città eh, che geograficamente si toccano e dunque permettono una circolazione eh, di patogeni, di persone, di eh, notizie e di conoscenze. E che sono anche queste tre città, tutte e tre sede di università di medicina nel XV secolo, in cui i docenti scrivono a vari livelli di peste, scrivono trattati teorici, ma anche consiglia ricettari, dunque opere che sono destinate diciamo maggiormente a un interesse così un po' più pratico e soprattutto dagli anni 30 di quel secolo in tutte queste tre città come in altri contesti italiani peraltro iniziano a aumentare le iniziative pubbliche di contrasto di gestione dell'emergenza epidemica e sono misure che, che talvolta sono temporanee, appunto emergenziali, ma anche in qualche caso più preventive o di progettazione. È il caso anche in queste tre città meno note, da questo punto di vista, della creazione di ospedali dedicati ai malati di peste, da prima appunto temporanei, poi stabili, quelli che poi prendono il nome, come sappiamo, eh, di ehm, Lazzaretti. E, nel contempo, dicevo, eh, dottori dell'università delle tre città studiano, scrivono e fanno, mettono in circolazione opere di diverso tipo che riguardano però la peste, ma non lo fanno soltanto i medici universitari, dicevo lo fanno anche medici di professione, ma che non insegnano, anche se spesso laureati, e lo fanno anche uomini di chiesa, religiosi che... Trattano il tema della peste anche da un punto di vista testuale e me propriamente medico. E dunque noi possiamo immaginare: può essere l'ipotesi di fondo che ci sia una circolazione di, un disc di discorsi diversi che riguardano la peste che mette in contatto ambienti che tendenzialmente, non sempre, abbiamo sempre considerato un po' a tenuta stagna. E da questo punto di vista, in parte, va rivisto anche il tradizionale assunto. In realtà, l'astrologia specialistica è da anni che, eh, che fa presente questo tema, è quella generalista che fatica un po' di più, cioè il tradizionale assunto, assunto di un, un inesistente rapporto tra la medicina adotta e le misure, sanitarie perché anche nel XV secolo credo si possa parlare di misure sanitarie senza insomma, temere l'anacronismo naturalmente sono misure sanitarie coerenti con quella cronologia ora questo non rapporto questa mancanza di rapporto è sempre stata declinata eh, sollevando l'opposizione fra il cosiddetto modello aerista cioè quello dell'area corrotta e un modello invece contagionista che introduce l'idea di contagio sempre secondo le conoscenze dell'epoca naturalmente e dunque della trasmissione interumana tra, eh, de de della malattia ora analizzando alcuni di questi testi e mettendoli in dialogo anche con appunto, le norme pubbliche, il racconto delle che si rivela invece una convergenza di questi testi e di questi discorsi, soprattutto negli aspetti, dicevo, pratici, quindi prevalentemente quelli della prevenzione ed eventualmente della teoria e eh, della, della terapia. Scusate, nella teoria contagio e aria corrotta derivano. Da campi di riflessione diversi, ma nella pratica appunto vanno a convergere e anche in questi contesti noi vediamo in qualche caso medici che magari non ufficialmente, ma iniziano a collaborare in qualche modo con le proprie conoscenze con i poteri pubblici. Dunque ci sembra che eh, questa circolazione di idee, non soltanto appunto dicevo di patogeni in apertura, e ci, fa, e ci mostra un contesto di circolazione di un discorso che permette di concludere che i predicatori, tra cui soprattutto Bartolomeo de Ferrara, ma non solo, usino il concetto di peste e tutto quello che ne deriva, che non era un concetto nuovo di per sé, perché si tratta di un. Esempio esplicativo e anche efficace che i loro uditori capivano perché ne erano a contatto eh, quotidianamente e quindi una circolazione appunto fra soggetti diversi un lessico sempre più comune e le pratiche che probabilmente appunto iniziano a orientarsi anche in questo senso, ora, nella predicazione, l'elemento peste ha un valore naturalmente diverso da quello dei testi medici, diversi sono gli obiettivi, e di questo, però, per parlare di questo, lascio la parola a Chiara Crisciani. Grazie. Eh, tra gli aspetti che rendono questo, questo testo particolarmente importante a mio avviso e significativo per la parte che ho curato io che è relativa alla predicazione di peste, va sottolineato innanzitutto eh, l'ampiezza di questo testo, l'ampiezza perché eh, a nostra conoscenza finora, eh, anche se eh, questo panorama potrà essere anche incrementato con nuove scoperte e altri testi, per ora insomma questa è la trattazione pastorale, cioè Uh, dedicata appunto uh, alla cura del, del gregge dei cristiani, uh, in particolare dedicata alla predicazione che deve condurli alla penitenza, al cambiamento di vita è il più ampio che finora si conosca. Quindi è molto probabile che sia anche superiore per ampiezza ai pur assai noti meglio noti che non questo testo di Bartolomeo, il Sermones medicinales de peste di Gabriele Bill che è un predicatore più tardo di cui non possiamo sapere per il momento oh, eh, se e quanto abbia eh, eventualmente ricevuto l'influenza di questo testo che ha circolato pochissimo visto che eh, ne abbiamo un solo manoscritto eh, e in ogni caso il testo di Bartolomeo è sicuramente una, uh, potremmo definirla una pest shift moralis, cioè una trattazione morale, etica, uh, religiosa. Riguardante la peste, eh, più ampia che finora si conosca, più ampia anche dei mh, peraltro abbastanza pochi eh, sermoni sulla peste che si conoscono di predicatori italiani della sua stessa epoca, di cui conosciamo dei sermoni, ma non una trattazione così. Distesa e soprattutto così strutturata, articolata in capitoli, sezioni, sottosezioni eh, eh, particolarmente attente, come si riconosce invece nel caso del nostro, del nostro predicatore Bartolomeo. Eh, Un'altra caratteristica di questo scritto, da un punto di vista proprio della predicazione e della trasmissione eh, di prediche, è eh, il fatto che non. non non si riesce a capire bene, come del resto nel caso di altri sermoni quattrocenteschi sulla peste, se eh, sia la registrazione, eh, sia pure a posteriori eh, da parte del predicatore, di sue proprie prediche, o se invece sia, eh, fin dall'inizio, organizzato come un testo autonomo. Questo perché? Perché nelle pagine del Trattatus si trovano sia indicazioni che farebbero pensare ad una mh, predicazione diretta, tipicamente autivisti uh, fratresmei, uh, domini mei oscultate uh, e mh, frasi di questo tipo, uh, che sembrerebbero alludere a una predica diretta, oltretutto. Il, il nostro predicatore, in una sorta di prologo, dice anche che mh, si abbandonerà una certa lunghezza nel trattare i suoi temi perché alle persone semplici, ai rudes, eh, non si possono oh, dare delle indicazioni troppo succinte. Quindi eh, ai rudi, eh, ai, ai semplices, non si può, non si può eh, avvicinarsi con lo scritto, ma certamente con, con l'orale. E però nello stesso tempo e nelle stesse pagine, o oh, insomma. Nelle pagine del trattato si trovano indicazioni tipo come tu potrai vedere nel capitolo successivo o come noi abbiamo scritto nel capitolo precedente, il che vuol dire un invito a leggere queste pagine anziché ascoltare le parole del predicatore. È probabile quindi che, eh, come per altre pagine, eh, Trattazioni che troviamo soprattutto nel, nel 400 e eh, in Italia e Francia, ci sia una commistione di due generi, l'oralità e la scrittura, che eh, fanno sì che alcune prediche o anche altre trattazioni, per esempio, eh, questo è tipico nel caso del, di alcuni trattati di Giovanni Gerson in cui eh, si ha eh, prima una trattazione molto più eh, spontanea e molto più diretta alla pratica e più succinta, poi da questa viene tratto un trattato più ampio e più articolato e molto più dottrinale. È probabile che questo sia anche il caso eh, del, eh, del nostro tractatus predicandus. Uh, e siccome eh, Bartolomeo aveva fama anche di buon predicatore, nulla vieta di pensare che qua ci siano uh, dei ricordi di sue performance di predicatore precedenti e d'altra parte anche, visto che è un teologo molto erudito e molto anche addentro alla teologia tomistica e eh, ovviamente alle sacre scritture, che abbia voluto sistemare queste cose in termini, queste sue... Eh, forse prediche precedenti in termini molto più strutturati e, eh, eh, e ampi. Una terza considerazione che va fatta su questo testo è eh, relativa al rapporto tra medicina e ehm, religiosità. Ormai da una ventina d'anni, forse più, eh, questo rapporto, che non si sospettava così vivace e così intenso, è stato abbastanza analizzato in vari studi. Eh, e si è, è stato dimostrato che i transiti tra medicina e eh, religiosità sono co molto consistenti e in particolare sono i um, teologi e i religiosi a uh, farsi uh, ricchi del sapere dei medici per meglio uh, rendere i propri discorsi, per esempio nelle prediche, più scientificamente aggiornati e più accattivanti. Il contrario, cioè di medici che tengano conto di aspetti religiosi, ci sono, sono però meno, meno frequenti e forse più, appunto anche più eccezionali per le personalità dei medici coinvolti. Nel caso di Bartolomeo notiamo questo: Dunque, Bartolomeo eh, ha una buona conoscenza per quanto si può capire da queste pagine ha una buona conoscenza eh, della trattatistica medica, nel senso che eh, conosce eh, e indica con puntualità le cause della peste, indica, eh, sa anche eh, come si manifestano i buboni. Eh, insomma, in molte occasioni, in molte occasioni nel, nel suo scritto gli aspetti naturalistico-scientifico-medici sono abbastanza... Eh, ampi e sono anche corretti, e tutto sommato eh, rispondono a una conoscenza vulgata di persona dotta rispetto alle conoscenze mediche. D'altra parte, però, eh, da un lato, eh, Bartolomeo, come tutti i predicatori quattrocenteschi sottolinea che queste indicazioni mediche poco hanno a che fare con la salute dell'anima e che quindi eh, è meglio che a, a questo aspetto che è prioritario alla salute del corpo si dedichino i sacerdoti e eh, invitino alla vera cura che è la penitenza e il pentimento dei peccati in modo tale che eh, quel gran male che è il peccato nell'anima e che a sua volta causa la peste infestando l'aria della città eh, eh, venga eliminato quindi primarie sono le cure dell'anima rispetto alle cure mediche che appunto però il nostro conosce le conosce ma non cita gli autori medici proprio perché dà una priorità eh, alle cure per, per l'anima e eh, per la salute del, dell'anima stessa cita solo una volta mh, eh, un testo che ovviamente in questo caso era necessario ricordare, cioè il De deferentis febribus di eh, Galeno. È l'unico uh, autore che medico che viene citato. D'altra parte però, mh, cosa molto significativa, eh, Bartolomeo organizza l'intero trattato secondo lo schema dei trattati sulla peste dei medici. Quindi, pur non nominandoli, pur eh, riducendo il loro rapporto a qualcosa di inferiore, che riguarda il corpo e, che, e che il, di cui il cristiano non si deve preoccupare, pur con tutte queste riduzioni, la sua ammirazione per eh, il pensiero medico emerge soprattutto in questo uso della schematicità dei trattati medici sulla peste per il suo trattato, che quindi eh, prevede le cause. Che provocano la peste, le indicazioni che ci possono venire per, per sapere quando arriva, eh, le modalità del contagio e la possibile terapia sono le quattro parti in cui si articola il suo trattato che quindi ricalca eh, la struttura dei eh, trattati medici e consigli a medici di cui parlava l'amico Tommaso eh, sono eh, con cui quelli sono strutturati e quindi eh, anche sotto questo aspetto cioè addirittura nell'organizzazione del materiale il debito di eh, Tommaso nei confronti eh, del pensiero medico è evidente eh, e eh, fa sì che il suo testo Possa essere definito sia un manuale di predicazione per futuri predicatori che si trovassero nelle contingenze di una pestilenza come Bartolomeo si trova, eh, o anche però come una complessiva pestschrift moralis che deve affiancarsi a tutti gli scritti sulla peste che dalla, dalla metà del 300 in poi sono stati prodotti in Occidente. Sulle caratteristiche più puntuali di eh, questo testo, da un punto di vista. Filologico e dell'edizione che ne ha fatto, lascio la parola a Giovanni eh, Paolo Maggioni. Salve a tutti, eh, per l'appunto scusate, io mi sono occupato della ricostruzione del testo. Un, un compito a prima vista semplice, perché abbiamo un solo testimone, un solo testimone che ci tramanda l'opera appunto di Bartolomeo da Ferrara. In realtà la cosa non è stata così semplice. Il nostro unico manoscritto è stato scritto 24 anni dopo la morte del suo autore. Eh, cosa è successo nel frattempo? Perché dopo 24 anni? Sicuramente... L'incarico di trascrivere l'opera del nostro autore è stato affidato a un bravo calligrafo, una persona dotata di una bella scrittura, chiara, ma, ma che però non conosceva il latino o, era, o conosceva in modo assolutamente insufficiente il latino. Quindi il nostro autore, Bartolomeo, era un inquisitore domenicano, quindi il latino lo conosceva perfettamente. Il nostro unico manoscritto, invece, ha quella che noi chiamiamo una fortissima patina padana, ovvero una confusione evidente tra i suoni z, s, c, x, cs, che vengono costantemente scambiati. Eh, quindi shit è uguale a sit per il nostro manoscritto e eh, inoltre le doppie come noto vengono continuamente o scempiate o raddoppiate a... <coughs> impropriamente quindi abbiamo eh, scritto sempre terra con una r sola e sempre cellum con due l allora <coughs> Come ho già detto, Bartolomeo non scriveva così. Cosa è successo? È stato affidato l'incarico a un bravo calligrafo, che però non ha trascritto avendo il modello sotto, sotto il naso, se no avrebbe rico ricopiato terra con due R. Però qualcuno, per aiutarlo nel lavoro, gli leggeva e quindi è stato... Ehm, il nostro, il nostro copista ha malinterpretato ciò che gli veniva dettato e quindi il primo compito del filologo è stato quello di ripulire il testo da questa patina padana quindi riscrivendo terra con due r e celum con una l sola questa queste in proprietà ortografiche, fanno veramente a pugni con invece la, la qualità del testimone, perché è un testimone molto lussuoso che si apre con una miniatura bellissima dove vengono utilizzate anche delle lamine d'oro. Inoltre, i margini sono molto larghi, vuol dire che non c'erano problemi mh, per quanto riguarda la pergamena, di pergamena ne avevano. Il secondo, la seconda difficoltà che il filologo, colui che ha ricostruito il testo, ha dovuto affrontare sono, le, sono gli errori veri e propri, cioè non solo gli errori ortografici, ma anche quelle, eh, quelle perturbazioni del testo, quelle deformazioni del testo che sono inevitabili quando si copia un'opera. Uh, un e se ne fa una copia. Eh, ad esempio eh, il nostro testimone, il nostro manoscritto ha una serie di lacune. Sarebbe stato un, um, sarebbero stati danni irreparabili al tessuto del racconto, però, ehm, per fortuna del filologo, il, eh, il nostro autore dipendeva molto strettamente dalle sue fonti, in particolare Tommaso d'Aquino o anche dei testi patristici. Quindi, a un certo punto um, viene descritto l'ordine particolare che si deve tenere in una processione e mancano gli ordini dal, dal quinto all'ottavo. All Però facendo ricorso alla fonte, cioè eh, a, in questo caso Gregorio di Tour, noi abbiamo potuto rattoppare questa specie di strappo che c'era nel testo, rimettendo al suo posto gli ordini che mancavano. E allo stesso modo in altri punti dove eh, il testo dipendeva pesantemente da Tommaso d'Aquino. Eh, Un'ultima cosa: eh, probabilmente il testo non è stato scritto in un'unica stesura, ma probabilmente il nostro autore Bartolomeo è ritornato sul testo in almeno un punto, secondo me, eh, ritoccandolo e ad esempio inserendo una parte dove si tratta più specificatamente del medico della sua figura e della medicina questo è tutto e, e, saluto di saluto da parte del, di chiara e, e anche di tommaso Beh, è molto interessante. Lei fa un lavoro che da un certo punto di vista è invidiabile, quello del filologo, ma da un altro punto di vista sono belle rogne eh, che si va a cercare. O sì, sbaglio ho i capelli bianchi, eh. Eh? tante cose ho visto nella mia vita. E eh, Immagino, e immagino. Bene, allora io credo di fare cosa buona e giusta, ricordando il titolo del libro in modo che possano andarlo a comprare perché. È una preziosa testimonianza del 400... Non siamo registrati. Ah. E, e, e ci riprovo. È Tractatus Predicandus, Intuitate Pestilenciata, di Bartolomeo da Ferrara, appena pubblicato dalla Sismel, edizione critica a cura di Giovanni Paolo Maggioni, Introduzione a cura di Chiara Cresciani e Tommaso Durante, che abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti. Grazie davvero tanto. Grazie a, voi. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. E invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa trovate tutte le altre nostre video presentazioni. Alla prossima. Grazie. al fedesta grava la cavalier che passa da diarti grande la preste l'amor vede grava la pace l'igon d'amor che ceste